Per una buona degustazione innanzitutto bisogna trovare l'ambiente giusto e la musica giusta. Prego, vado a preparare due cioccolate. E però aspettiamo una cioccolata preparata della caffè, giustina, con la montatura attraverso la macchina del caffè. E una, due, per la serie, preparata direttamente con un fornellino. L'altra invece è una cioccolata bianca extra. Abbiamo fatto da scrivere almeno il prossimo metodo di preparazione. Vado a preparare questa cioccolata. Giusto un attimo di vapore importantissimo, mettiamo un tarato di caffeina. Dove spieghiamo che cos'è? Dov'è il tarato di caffeina? Dai, c'è un cambiare. Signori, in questa gara i nostri italiani si migliori da questa medaglia. Hanno il compito di esaltare il mio prodotto spagnolo nel mondo del bar. E sarà la cioccolata e il caffè. Infatti, vi metteranno il 9 minuti di tempo, due cioccolate calde, sette tra i prodotti di caratura, e due cose la parte, cioccolata e il caffè. Da tempo, comincio a preparare anche l'altra cioccolata. Quindi, ho sostituito il latte per l'intolleranza al sugo di frutta, alla peste mago, al quale andrò ad aggiungere delle cioccolate sempre alla sera, ma che salta la maestro. Amaretto bianca. Allora poi andrò ad aggiungere il caffè con la polvere. Non mi sento male di una bananissima. Intendi Andrea Antonello. Questa è la prima cioccolata, prego signori, è un cioccolato al latte, dovete testare la temperatura con la forza del termometro. Da qualche istante sarà pronta anche la seconda cioccolata. Nel frattempo vado a preparare degli espressi a tanto effetto. Abbiamo un pubblico un po' passato, come mai? Mi ha detto di scapparsi un applauso, ma è veramente difficile. Ma c'è una situazione di vedere fino a espresso, di fatto non essere qua, vero? E mi viene in giù di vedere. Intanto vado a preparare gli espressi, perché guarda, questo è anche il caffè, quindi macino direttamente, fatto espresso. E guarda una macinatura, precedente appena anche di 5 minuti, ma per giudicare l'estrazione perfetta. Quindi, ci invitiamo tutti i paesi più presenti ad usare un macinato fresco per il loro espresso. Quante volte si dimentica il macinatore del pieno di caffè? Rimane lì la notte, rimane lì le ore, le ore. Dico che nel laboratorio abbiamo calcolato che il caffè macinato dopo la prima ora perde il 10% di forza aromatica. Quindi, intanto di parlare con degli altri imprenditori, vi dico che la vostra stessa rimane più curata, la qualità del vostro effetto, del vostro bar, sicuramente no. E quello che vi ha appena spiegato il nostro Andrea, sono 4 minuti che rimangono, sono passati 4 minuti e 50 secondi. E allora quando vado a fare il giro del padiglione qua. Esatto, per tempo. I think what's there?
sera, no? Per i miei clienti sono sicuro che poi mi chiamano, sono l'altra cosa per me. Entrò al cima di un po' con cioccolata calda e nel fresco. Quante volte mi fate mi fare, mi vedete nell'anto del motore di me.